responsabilità è fondamentale per fare qualsiasi operazione di marketing turistico, di rilancio dell'immagine d'Italia. Il tema forte è come. Bisogna ripartire, secondo me, da quello che sento, da quello che vedo, la sensibilità anche di racconti che sono stati fatti, da riunioni, da raccontare che cosa siamo e non che cosa facciamo e non che cosa, diciamo, rappresentiamo. Noi dobbiamo toglierci dall'idea di raccontare i nostri luoghi per raccontare le attività che noi facciamo in questi posti, per riattirare la curiosità del mondo, cambiando anche logica sull'Italia. Se noi raccontiamo le nostre bravure, le nostre capacità del fare, cambiamo anche l'immagine di un'Italia che è un po', diciamo, stantia, un po' in declino, dove c'è un patrimonio storico artistico, ma poi non altri motivi di visitazione. Quindi noi dobbiamo ripartire da questo concetto. Viva Firenze è un portale di prenotazione nuovo, giovane, che ha come scopo quello di avvicinare il territorio, quindi le imprese che operano sul territorio e i viaggiatori, attraverso che cosa? Un'attenzione comune al luogo visitato. Viva Firenze è un portale, come abbiamo chiamato, no profit, perché devolve parte delle commissioni trattenute nella prenotazione su progetti di valorizzazione, salvaguardia e tutela del patrimonio culturale della nostra città. Per gli albergatori offre condizioni vantaggiose perché ha una commissione solo del 15% al netto di IVA e il setup curato della struttura da parte dello staff di Viva Firenze. Per il viaggiatore un coinvolgimento emotivo non oneroso in queste opere di valorizzazione del territorio, perché devolviamo parte delle commissioni. Quindi in sostanza è un'opportunità di avvicinare il luogo visitato, chi ospita e l'ospite della città, il viaggiatore, consapevoli che ciò che stanno visitando è un luogo patrimonio mondiale dell'umanità e quindi da condividere e tutelare e tramandare per le generazioni future. Ciao a tutti, io sono Francesca Campigli del blog Il Turista Informato. Il blog è nato 2 anni fa insieme a Eleonora Tramonti, adesso non più socia, il blog è rimasto soltanto a me e l'idea è nata perché abbiamo notato che cercando su internet informazioni tecniche per viaggiare non le trovavamo, quindi come noi non riuscivamo a trovarle, magari anche gli altri utenti non ci riuscivano. Quindi abbiamo deciso di aprire questo blog appunto per dare informazioni tecniche e non soltanto sul cosa vedere e dove andare, per aiutare i turisti. Quindi che cosa troverai nel blog? Quali documenti ti servono per entrare in un paese, per fare il passaporto, in caso di sciopero di voli e tanto altro ancora. Questa è la mia terza edizione BTO, la seconda in qualità di official blogger. La qualità di BTO è fondamentale, la formazione è importantissima per il nostro settore, quindi continuo a seguire tutti gli interventi nelle diverse hall e speriamo di portare a casa un bel bagaglio culturale. Ciao, mi chiamo Whitney Michelle e sono qui a Firenze da 3 anni, sono americana e sono venuta qui soprattutto perché mi piace un sacco Firenze e quando sono arrivata volevo fare qualche lavoro qui in cui potevo trasmettere la mia passione per la città e quindi ho deciso di fare questi video sulla città in generale, sui posti belli, sui ristoranti, sui appartamenti, alberghi,
sulle cose culturali italiane per spiegarle agli americani e agli stranieri in generale che parlano l'inglese, perché ho visto che qui non è molto comune, molto tipico ancora avere dei video nei siti web, non è utilizzato come nemmeno negli Stati Uniti, YouTube e le cose così, e quindi volevo avere una voce americana, una voce inglese qui a Firenze per condividere queste cose con il resto del mondo, perché l'Italia ha tante cose belle da condividere.